uno spettacolo, a favore ti viene dei brividi, ti viene la voglia di giocare in qualsiasi categoria. Qua una parola sta, vincere e basta. Anche se ci sono due o tre squadre che vogliono, ma è Palermo, è Palermo. La gente non c'è da dire niente. Quando tu vedi 20.000 persone allo stadio, è una manifestazione, significa che allora il Palermo ce l'hanno dentro. E la cosa più bella è stata sicuramente la promozione, quella promozione che abbiamo fatto dalla B alla A dopo quasi 40 anni più o meno, che con lo stadio, con la Triestina me lo ricordo, è stata proprio una bolgia più che magari in Serie A dove magari era pieno, ma quell'entusiasmo che ho visto in quella serata di promozione me la porterò per tutta la vita. È stata un'emozione fortissima e comunque in testa mi passavano dei momenti futuri, diciamo, pensavo al futuro, a quello che può succedere se riesci a creare un po' di entusiasmo a livello di risultati. La storia del Palermo è una storia gloriosa. Si è tornati indietro, diciamo, di 42 anni, 40 anni. Che Palermo ha trovato un palermitano tifoso, viene da una famiglia. Una famiglia eccezionale come il dottor Barbera, Renzo Barbera e Ferruccio Barbera, che erano tifosi e presidenti, come lui. Quando si vociferava del possibile fallimento è stata comunque una notizia triste, soprattutto per noi che siamo siciliani. Purtroppo succede, ma bisogna rialzarsi, il Palermo si è rialzato. Come dicono i palermitani, l'acqua vola, è viva sempre. La Juve, l'Inter, loro secondo me hanno i tifosi in tutto il mondo e tutto il resto, però un legame di sangue come quello che sento qua è una cosa secondo me abbastanza rara. Cosa gli posso dire di mettercela tutta? Hanno la fortuna di essere in una società che è rinata, possono fare la storia di questa società, perché quando una squadra fallisce hanno la possibilità di riportarla nei campionati che conta, e quindi per loro deve essere anche un peso addosso, ma un peso bello. Perché se vai a pensare, mamma mia, quanta gente, ho paura ancora, no, non puoi giocare, lì ci vuole il carattere. A giocare a Palermo, non sto parlando di una squadra piccola che tu vai là, trovi 300 persone e giochi tranquillo, ma qua non puoi sbagliare. Noi siamo il Palermo e tutti contro di noi vedranno un'opportunità, sia gli allenatori, sia i dirigenti, sia i giocatori. Questo lo devono sapere, però noi lo sappiamo anche noi, sappiamo le difficoltà che ci possono essere e sappiamo la pesantezza della maglia che indossiamo. Innamorato della squadra, la squadra è il pubblico, il colore è il pubblico. Quando vedi un pubblico così caloroso che ha voglia di calcio e riempie gli stadi in una serata di agosto in una squadra che riparte, è comunque qualcosa di bello, quindi gli auguro veramente con tutto il cuore di ritrovarli in pochi anni già nel calcio che conta. Questo Palermo è dei palermitani, quindi questa squadra è la loro squadra, forse mai come quest'anno, e quindi loro credo che sentano questa cosa e ieri sera l'hanno dimostrato. Non so quanto tempo è passato, non mi ricordo, 4, 5 minuti, 6 minuti, non mi ricordo. Palla lunga su quella fascia là, proprio su quella bandierina lì, mi puntai i cartellani, li feci la bicicletta, palla nel set dall'altra parte, successe il fine mondo. E qua ha detto, qua disse, questa è una bella cosa, ho conquistato la gente di Palermo, e come così fu.